La crisi coronavirus potrebbe uccidere più del virus stesso, attività chiuse per mesi ormai che potrebbero non riaprire più. A lanciare l'allarme è il presidente di Confartigianato Imprese Lecce, Luigi Derniolo. Perché noi abbiamo detto che non è possibile che alcune attività, tipo tutto il settore enogastronomico, si aspetti fino al 1° di giugno. Non è possibile che tutto il settore bellezza sia fermo ormai da 2 mesi. Cioè, i costi continuano purtroppo. Purtroppo non si capisce che qui ci deve essere una liquidità immediata che è diversa però dal far indebitare ulteriormente le aziende. Servono dei finanziamenti sicuramente a fondo perduto, serve più fiducia da parte delle banche nei confronti delle attività produttive. Forse è il momento che tutti quanti ci rendiamo conto che la nostra Italia si poggia proprio sulla piccolissima azienda, sull'azienda familiare, su chi ha paura per i propri dipendenti, per i propri collaboratori. Presidente, se potesse dare un ultimatum a questo governo, cosa direbbe? Guardi, l'ultimatum lo sta dando l'economia, nel senso che non lo darò io sicuramente. Questo governo, come dicevo prima, deve capire che deve cambiare le regole del gioco. Uscire da questa fase è importante in questo primo momento, ma già da oggi, anzi da ieri, si deve pensare a come far sì di annullare tutta quella burocrazia che ferma tutto quanto e poi di allentare sicuramente la pressione fiscale con un nuovo sistema fiscale.